Piazza Monumento ricca di gente ieri pomeriggio per l'arrivo del leader di Sel, Vendola. Giunto in perfetto orario, la parola è subito passata al protagonista, che per più di mezz'ora ha tenuto banco tra la folla che ha apprezzato il suo intervento. Unica nota simpatica che ha spiazzato i presenti è stata la processione nel mezzo del comizio delle reliquie di San Timoteo. Con grande rispetto, Vendola ha stoppato il suo discorso per poi riprenderlo solo dopo il passaggio della processione. "Dobbiamo alzare lo sguardo su vicende che sembrano lontane da noi", ha detto, "ma che possono precipitare sulle nostre case in maniera drammatica", e poi un discorso sull'Europa che sta rischiando di schiantarsi, di portarci verso una tragica avventura. Parole profonde che contraddistinguono da sempre il leader di Sel. E infine, prima di ripartire per Roma, ha tenuto a salutare tutti i presenti e augurare buone nuove per le elezioni comunali. Subito dopo ad impugnare il microfono il candidato sindaco Marinucci: "Siamo qui per riprenderci il futuro che le amministrazioni passate ci hanno negato per troppo tempo. Noi vogliamo cambiare questa città e non ne possiamo più dell'immobilismo in cui versa". E poi un attacco ben sferrato agli avversari: "Chi potrebbe cambiare? Termoli, sbrocca? Spettro di Greco e di una politica fallimentare? Marone o di Gian Domenico, spettro di se stesso e di una politica antica? Non abbiamo bisogno di spettri, ma di gente viva". E infine ha concluso: "Noi ce la faremo perché nei nostri occhi si legge già il futuro. Riprendiamocelo". È arrivato questa mattina a Termoli, nella sede del candidato sindaco Angelo Sbrocca, il candidato PD alle europee Nicola Caputo. Consigliere regionale della Campania, Caputo è stato accolto anche da Laura Venitelli e dallo stesso Sbrocca, che ha parlato di Termoli come città e porta d'Europa. La Venitelli, invece, prima di cedere la parola al candidato alle europee, ha voluto sottolineare il fatto che allo stesso Nicola Caputo è stato affidato il compito di portare a Bruxelles, qualora venisse eletto, il tema caldo dello zuccherificio del Molise e delle problematiche del settore vinicolo della nostra regione. Questo è il tema sul quale Nicola Caputo ha preso un impegno con noi, ha concluso l'onorevole. La parola è poi passata infine all'ospite della giornata, che subito si è rivolto a Sbrocca augurando per lui il meglio in questa campagna elettorale, affermando: "Le notizie che ho su di te ti danno in gran vantaggio rispetto agli altri candidati. Questa città così bella merita un grande esponente come te". Da qui si è parlati a passare dell'Europa senza perdere di vista il nostro territorio. Il mio slogan è "più sud, più Europa". È arrivato il momento di portare le regioni del sud che cambia in ambito europeo. E poi, tornando allo zuccherificio, ha detto: "L'unico zuccherificio del sud merita tanto impegno ed io lo farò fin da ora. Utilizzerò appieno questa settimana perché devo avvicinarmi fortemente alle istituzioni e ai contesti sociali, perché il futuro passa proprio da qui".